Cari amici, nuova sconfitta in trasferta per l'MSP sul campo del Virtus Camposanto. Un risultato spiacevole dati gli obiettivi dei ragazzi di Mr. Fanti. Una nuova sfida in settimana aspetta però Samuel e compagni. Ribalteranno la situazione conquistando i tre punti fondamentali? Scopriamolo. Siamo stati poco aggressivi su determinate palle, soprattutto le seconde palle dove loro li andavano a riprendere. Poi molti giocatori, da quel che ho sentito, erano molto affaticati, proprio di gambe, quindi proprio in mezzo al campo c'era pesantezza sulle gambe, e a recuperare determinati palloni forse erano molto stanchi o altre cose, però comunque è mancata molta intensità e aggressività su determinate situazioni che all'occhio possono essere scontate, ma in realtà non lo sono, perché hanno portato comunque l'altra squadra a avere abbastanza conclusioni e comunque ad avere un possesso palla molto più alto rispetto al nostro. Giusto. Ricordatevi che la pesantezza che le gambe le fa girare la testa. È la testa che fa frullare le gambe nella maggior parte dei casi. Quello che vi volevo dire è: non ci si attacca a queste cose per dire abbiamo fatto una partita di merda, perché la partita fatta è stata fatta una partita di merda già dal primo minuto. Poi io capisco che le gambe possono essere pesanti e diventano pesanti al 60°, perché voglio dire, siete già allenati, avete già un livello di allenamento alto, poi si può essere lavorato un pelo di più, sì, la settimana scorsa, però questo non può comportare il fatto che io entro nello spogliatoio alla fine del primo tempo e mi devi incazzare perché non siamo in campo, perché non eravamo in campo, contrariamente invece a tutte le altre partite che abbiamo fatto. Ed è questo il problema, a parte le prime due, vi ripeto, le prime due sono da cancellare, ma tutte le altre che abbiamo fatto sono state tutte partite dove la squadra in campo c'era ed aveva un certo atteggiamento e una certa vivacità anche ad andare in pressione. Domenica questo non c'era. Secondo me è più una questione mentale. Io, quando vi ho visto arrivare al campo, quando eravate, avevo già visto che c'era qualcosa che non andava nelle vostre facce. Io l'avevo già visto, perché lo percepisco. Domenica ha vinto la squadra che ha voluto vincere la partita, perché loro, pur non essendo dei fenomeni, perché non sono dei fenomeni, sono una squadra normalissima con qualche individualità davanti di spicco, non abbiamo interpretato bene la partita come le altre volte, ed è stato fatto un passo, uno o due passi indietro rispetto a prima. Io non so se voi pensate, e ve l'ho già detta questa cosa qua, non so se voi pensiate che abbiamo incontrato, e ve lo ripeto ancora, Zoll,
Faro, Mutina e San Felice. Quindi adesso non vorrei che fosse passato un concetto sbagliato da parte mia. Quindi adesso il campionato è in discesa. Non è così, eh? Il campionato nostro, perché questa è la nostra natura quest'anno, sarà sempre in salita. Sempre in salita sarà. Saranno sempre difficoltà da affrontare. E non dobbiamo assolutamente pensare che se abbiamo giocato e tenuto testa al Faro, al Mutina, perché gli abbiamo tenuto testa in alcuni momenti al Mutina, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo avuto anche un altro paio di occasioni per fargliene un altro anche. O al Zola, in qualche momento abbiamo tenuto comunque la partita viva, sebbene il Zola sia superiore a noi, questo non vuol dire che possiamo giocare con la paglia in bocca contro le altre, perché non è così. E quindi voglio che passi questo concetto qui. Noi se vogliamo provare, e vi ripeto, abbiamo incontrato quelle quattro, noi abbiamo visto che ce la possiamo giocare con tutte, ma se giochiamo in un determinato modo, se giochiamo così, giusto per andare in campo, perdiamo da tutti, e le sconfitte non vengono a caso. Vi prego di raccogliere quello che è successo domenica bene, farne tesoro bene, anche noi faremo tesoro di quello che ci avete detto voi, perché le vostre sensazioni sono importanti, però non credo che il problema sia stato avevamo le gambe un po' pesanti, perché vi ripeto, le gambe le fa girare la testa, è la testa che fa andare le gambe. Attaccarsi a degli alibi abbastanza futili è da perdenti, è la mentalità sbagliata. Sicuramente la responsabilità della sconfitta è la mia, perché sono stato io a mettere in campo la squadra in un determinato modo e a fare i cambi e probabilmente anche a fare la settimana di allenamento un pelino più pesante, se dite che è questo. Però ragazzi, al 30 di ottobre non ci credo che la pesantezza delle gambe abbia influito in questa maniera per farci fare una prestazione totalmente il colore, perché noi in campo ci siamo stati sì e no 5 minuti, per il resto eravamo la vittima sacrificale di qualcuno che non era una gran squadra, ma che avevano molta più voglia di noi di vincere la partita. Questo è stato. Eccolo qua, il bomber incredibile. Di promozione, certo. E non più di prima categoria. La volta il prima. Bomber Gogliormella. E quindi ci siamo, bomber di promozione. Allora Goglio, innanzitutto come stai? Bene. Tutto bene? Come ti stai trovando con i tuoi nuovi compagni? Bene, è un bel gruppo, come ti ho sempre detto. All'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà, sì, personalmente, nel gioco, essendo nuovo. Però adesso le cose stanno andando bene, sono fiducioso per quest'anno, dai. Ricordiamo appunto che sei nel mio stesso, nostro girone. Stesso girone, e quindi tra qualche giornata ci incontreremo. La prima a Porretta, sì, la prima a Porretta, quindi andremo a giocare noi fuori casa. La seconda dovrei venire giù tu. Se ci sarà una seconda, se ci sarà. Tu al Porretta. Ah, sì. È inutile dire che la tua assenza non ha influito e non sta influendo nel nostro cammino fino adesso, perché sicuramente, dato le tue qualità, siccome sei un giocatore molto bravo, l'hai dimostrato anche l'anno scorso, quest'anno se avessimo continuato insieme questo magnifico percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, forse saremmo riusciti a fare qualcosina di più. Tu che cosa ne pensi al riguardo? Ah beh, sicuramente il fatto che già ci conosciamo, sì, l'anno scorso abbiamo fatto un anno che vabbè, ormai tutti sanno, quindi è sempre un po' vedere l'altro lato della moneta. Può essere che andava bene, come può essere che andava male, cioè nel senso, potevamo trovarci bene, potevamo trovarci male essendo in un nuovo campionato, quindi non è mai scontato, ecco. Il fatto di essere andato via è stata, penso, la scelta giusta sia per me che anche magari per altre persone della società del Monte San Pietro, comunque.
lasciare una squadra dove ti trovi bene è sempre brutto, però al Porretta è una nuova esperienza dove mi sto trovando molto bene, quindi non è che ho tutti questi pensieri tra la testa, capito, di aver fatto male, bene, sto bene al Porretta, gioco tranquillo, quindi va bene così. Al momento questo tuo cammino appunto nuovo con Porretta come sta andando? La squadra c'è, è forte, quindi non... cioè, sono contento, no, veramente. Un saluto ai tuoi compagni vecchi dell'MSP, al capitano, sì, a Bertan. Vabbè, lui lo vedo, continuo a vederlo, parliamo ogni tanto, quindi lavoriamo anche di fianco. Ritorneresti mai indietro sui tuoi passi? No, quello no, cioè nel senso, passato è passato, lo lasciamo alle spalle, adesso bisogna guardare il presente, adesso sono al Porretta, cerco di far bene al Porretta e poi chi lo sa, mai dire mai nella vita. Succedere che ritorno fra 2 anni come non ritorno. Oppure che tra 2 mesi. Tra un mese non si può sapere, non possiamo spoilerarvi questa cosa, quindi rimanete aggiornati ragazzi, perché non si può né dire né non si può, quindi voi rimanete connessi che ci saranno delle belle, sicuramente ci sarà modo, ma anche al di fuori della serie, di magari qualche sfida, qualche challenge sul canale. Quindi rimanete connessi perché ci saranno nuovi video con il bomber di promozione Goglio. Quindi mi raccomando ragazzi, state connessi sul canale. Detto questo ragazzuoli, un saluto dal bomber nazionale Goglio Armella. Ciao ragazzi. Vi saluta a tutti quanti, che continuate a supportarlo anche quando va a giocare fuori casa, in casa. Mi hai detto che hai sempre un po' di tifo da parte dei sostenitori. Esatto, quindi esatto, li ho sempre. Sono sempre con me. Siete sempre con lui. Vi ringrazia, ci vediamo magari, chi lo sa, nel suo futuro ritorno. Alziamo le mani e in bocca al lupo con io. Anche a te. Benvenuti a tutti a questa nona giornata di campionato di promozione. Si affronteranno la MSP Calcio e i 10 martiri, pronti per questa super sfida. Come al solito dal dischetto c'è sempre lui, il numero 9, Angelo Licciardo, che dà inizio a tutte le partite. Subito avanti i 10 martiri, ma traina, recupera il pallone, Samuel prova l'1-2 con Colacci, non si concretizza, c'è Wanti che però recupera il pallone, colpo di tacco di Licciardo, bellissimo, palla in mezzo per Colacci, la mette dentro per Lucarini, subito! Un minuto è bastato all'MSP Calcio per passare in vantaggio in questa partita contro i 10 martiri, e segna ancora lui, Thomas Lucarini, dopo il gol clamoroso sbagliato 2 partite fa, si è rifatto 1-0. Samuel prova il cross in mezzo da calcio di punizione, ma prende il portiere avversario. Ancora in avanti l'MSP, che è subito alla ricerca del gol del 2-0. Palla in mezzo, non ci arriva nessuno, e invece sì, arriva Dal Monte a rimorchio, va addirittura in porta, para il portiere con il colpo di testa, fuori. Ancora rimessa laterale di Mazzetti, palla per Licciardo, sempre bravo a tenerla col fisico, prova a lanciarla, calcio d'angolo. Va Samuel, bella la palla dietro per Dal Monte, che gol, 2-0 al sesto minuto, Dal Monte con il suo mancino magico, la piazza, e la MSP è già avanti di 2 reti, che assist anche di Samuel da calcio d'angolo, che ha visto il compagno libero e non ha sbagliato. Adesso però ci prova il 10 martiri, che non può non reagire, ma niente. Palla gestita da Dal Monte, bellissimo il lancio in avanti, il portiere la prende, poi c'è Lucarini, il portiere la para fuori, incredibile, clamoroso, e c'è l'espulsione subito anche per lui al 16° minuto, clamoroso errore del portiere avversario, che prende il pallone con le mani fuori aria e viene, come da regolamento, espulso direttamente, e qui si fa davvero dura per gli 10 martiri, che deve cambiare un difensore per mettere il portiere. E allora punizione di Samuel, fuori. Calcio d'angolo per l'MSP, l'ennesimo,
però la palla viene spizzata fuori, ma attenzione che c'è rotta dal limite, rota! Il pallone sparisce nel nulla. Ancora Samuel in mezzo, prova a colpirla di testa, nessuno riesce a fare il tap-in vincente. Rimessa laterale per i 10 martiri, la palla rimane dal limite al mancino, sfiora il palo, ancora pericolosi. Il 9 continua ad andare avanti, ma c'è Samuel in copertura che di fisico recupera un pallone fondamentale e poi completa il disimpegno. Palla ancora in avanti, 10 martiri, da quando sono in 10 giocano meglio, c'è la palla in mezzo, attenzione al contrasto in aria, calcio di rigore, no, l'arbitro dice che è tutto regolare, ma trae una parete del pallone, c'è il tiro attraversa, clamoroso e poi il colpo di testa, 2-1 al 45esimo, i 10 martiri si rimettono in partita, ma che gol, ci hanno creduto e ce l'hanno fatta. Va Mazzetti sulla fascia sinistra, no, l'arbitro non dà il calcio d'angolo, allora finisce qui il primo tempo, MSP Calcio 2, 10 martiri, 1. Bene ragazzi, fine primo tempo, MSP 2, 10 martiri, 1. Allora te come l'hai vista questa partita, allora, dato che lui l'anno scorso ha segnato l'MSP su rigore? Sì, siccome ho già giocato l'anno scorso, Gabri, la squadra è molto forte, quindi oggi infatti hanno dimostrato nel primo tempo per ora. Quindi... Però come mai, scusa, quando gli altri sono passati in 10 l'MSP non ha più segnato e ha subito un gol, quindi... Ma gli altri hanno iniziato a giocare meglio, ti dico. Quindi l'altra squadra gioca meglio in 10 che in 11, vabbè. Sì. Si chiamano 10 martiri, quindi undicesimo era di troppo. Sì, Samuel ha fatto pure un bel assist e nulla, hanno segnato subito, speriamo che nel secondo tempo fanno altri gol così ci divertiamo. E niente, allora passiamo al secondo tempo. Si riprende con questo secondo tempo, vediamo come finirà. Palla ancora in avanti, rota, perde il pallone, ma c'è Samuel che lo recupera ancora. Vanno avanti 10 martiri. Provano a costruire un'azione di gioco con il cross in mezzo al volo, ma c'era anche fuori gioco. Calcio di punizione, prova il numero 10, da lì! Paraco Mastri ha tentato il tiro. Palla ancora in avanti, bello l'1-2, può costare nel mezzo il 10, no, fa la finta ancora! Samuel spazza via, che rischio per l'MSP, che poi subisce fallo. Ancora il 14... Provano addirittura ad andare avanti, non riescono a spazzarla. Va il 3 con il tiro da lì con il mancino, semplicissimo per Comastri, centrale. I 10 martiri che continuano ad attaccare, vogliono il 2-2, sempre il numero 10 alla fascia sinistra, ancora debole. Palla in avanti, Guantino riesce a buttarla via, ancora il tiro, sfiora il palo. Però l'MSP vuole reagire con Licciardo, bellissima l'apertura per Colace che riesce a controllare benissimo, Colace si sposta sul destro, va avanti, c'è Samuel in mezzo, esce il gol di Samuel di testa, il primo per lui così, ma che staccata! L'MSP si porta sul 3-1, pronto a chiudere questa partita, rivediamo il gol di Samuel. Bellissimo lancio di Colace e Samuel da lì di testa non sbaglia. Traina sulla fascia destra, prova le finte, va avanti, traina. La crossa da sotterra in mezzo, c'è Samuel libero! Carica una bomba ma non riesce a centrare la porta. Subito vicino alla doppietta, Samuel è gasato. La traina per One T che perde il pallone. Poi commette fallo, attenzione, ricordiamo che è già ammonito e arriva la seconda ammonizione, conseguenza, quindi l'espulsione e anche l'MSP si trova in 10. Palla ancora, le speranze non sono finite per i 10 martiri con questo passaggio in mezzo, pericolosissimo ma non c'era nessuno. Va dalla rimessa laterale Mazzetti. Pensa cosa fare, la passa Samuel, che protegge di fisico, Samuel prova all'esterno in mezzo, non ci arriva nessuno. Allora, ormai siamo giunti alla fine di questa partita, Comastri è pronto al rinvio e l'arbitro fischia, l'MSP vince 3-1 contro i 10 martiri. Finita, finita! Let's go!
3-1. Ecco la reazione del padre di Samuel che è venuto a vederlo. Bella questa scena, padre figlio. E adesso la squadra festeggia giustamente con i propri tifosi. Attenzione, eccolo qua, il primo gol in promozione di testa. Però più in promozione, più assist. E che assist. Sei iscritto del tuo canale? Sì, mi segui. Ti ringrazio, è bellissimo. Assolutamente sì, è stato veramente a calcio guardandoti. Ah sì? Ti fa piacere, spero che tu possa diventare più forte di me. Grazie. Bellissima vittoria per noi ragazzi, mamma mia, ci voleva. Dopo tre partite non brillanti, finalmente è arrivato questa vittoria. Grande giocatore. Sposta. Dopo il gol scandaloso sbagliato. Dopo il gol scandaloso sbagliato, ragazzi, si è rifatto oggi. Un minuto, gol da parte nostra. Oggi bellissima vittoria, no, Tommy? Abbiamo giocato veramente bene. Poi siamo stati anche, diciamo, un po' fortunati, perché poi c'è stata l'espulsione per loro. Però devo dire che anche loro hanno giocato bene, senza l'uomo in meno. Poi dopo niente, abbiamo tenuto su la partita, abbiamo fatto 2-0, abbiamo subito quel 2-1 che ci ha fatto un po' male. Per il resto bene, ho fatto gol anch'io di testa, ragazzi. Ci voleva anche quello. Ci voleva, primo gol di testa in promozione. Adesso siamo a 10 punti in classifica. E niente, oggi abbiamo giocato con un attacco un po' rivisitato, perché mancavano le due punte, diciamo, di ruolo titolari. Però Tommy ti è fatto trovare pronto. È venuto a vedermi anche mio padre, ragazzi. Oggi la prima volta che è venuto a vedermi in 18 anni che gioca a calcio, ragazzi. Incredibile. Un altro episodio si conclude qui. Vi ringrazio come sempre che seguite la mia serie dell'MSP Calcio. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, sul mio profilo, sul profilo dell'MSP. Mi raccomando, un commento qua sotto, fatemi sapere come ho giocato io e com'è andata la prestazione generale della squadra. Vi leggo i commenti, mi raccomando non insultate, perché ci teniamo. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Speriamo in un'altra vittoria dell'MSP e speriamo in un altro mio gol in promozione. Bella.